Domenico Marino, segretario appunto della sezione Gramsci Berlinguer, e vi ringrazio di essere venuti a questa iniziativa che è molto importante, perché comunque la presentazione di un libro è sempre un evento molto importante, perché leggere apre la mente e conoscere i fatti è molto importante, perché oggi diciamo che non, sì, il mondo si divide sempre tra ricchi e poveri, ma penso che oggi come è oggi... È una citazione? Più o meno. Penso che oggi si divide soprattutto tra chi sa e chi non sa. È una citazione che ho, non mi ricordo. No, sui ricchi e poveri. No, no, perché c'è un capitolo che è intitolato l'URSS tra il comunismo e i ricchi e poveri. Sì. E quello è uno dei capitoli che mi è interessato di più, infatti te l'avevo accennato. E sicuramente, come dice il libro, l'incipit, no? Per conoscere bene l'Italia bisogna conoscere Sanremo e i suoi retroscena, no? L'italietta della canzonetta, che poi tanto canzonetta non è nemmeno, perché diciamo determinate canzoni che possono sembrare leggere, però avevano un loro spunto ideologico, venivano usate come grimaldello, no? Per insinuare nelle masse, diciamo, un certo tipo di idee, no? Penso, per dire, alla canzone di Celentano, "Chi non lavora non fa l'amore", no? Può sembrare una canzonetta leggera, piacevole, però quando questa canzone viene fatta in un periodo di scioperi come quello degli anni 60, si capisce che quella non è tanto poi una canzonetta, ma un grimaldello per arrivare alla popolazione e dire: scioperare non va bene, è meglio fare l'amore. Detto questo, lascio la parola a Paola, che presenterà l'autore, e poi ci sarà la presentazione vera del libro. Vi consiglio di comprare e leggere. Come diceva appunto Domenico, sono Paola Baiocchi, anch'io della sezione Gramsci Berlinguer di Pisa, anche dell'Associazione L'Eguaglianza, che si dà piuttosto da fare nel promuovere una serie di iniziative di promozione sociale. Per chi ci conosce, forse questo argomento di stasera sembra un po' diverso dal nostro solco, diciamo. In realtà, partendo da una famosa frase attribuita a Flaiano sul fatto che in Italia le cose sono tragiche ma non serie, questo libro ha moltissimo a che fare con noi, perché quello che ci interessa è come il potere costruisce il suo consenso, attraverso quali mezzi, quali strumenti costruisce il consenso. E qui è come soprattutto quello gestisce il consenso. E questo è particolarmente ben comprensibile all'interno di questo libro, che ha tanti livelli di lettura, perché può essere letto come una storia del costume, ma è anche un libro di storia molto approfondito, con un taglio innovativo, perché per esempio per ogni personaggio di cui si sa che è massone, si dica che appartenga alla massoneria, è un elemento caratterizzante che non si trova nei libri di storia normalmente, però dà proprio un quadro di lettura immediato. Poi quello che a noi interessa capire è, riprendendo una frase di un paroliere che viene definito qui all'inizio della prefazione, Sergio Bardotti, è quello che lancia assieme ad altri "perché Sanremo è Sanremo". Noi vogliamo capire perché Sanremo è Sanremo, però è interessante vedere come nel libro viene definito Sergio Bardotti, uno dei più grandi paroliere italiani, autore di canzoni per Dallas, Navur, Endrigo, un intellettuale elegante, sottile, applicato da decenni all'intermediazione simbolica tra masse da plasmare e centri che ne decidono la forma. È un'ottima definizione, credo, del messaggio che passa attraverso Sanremo. Il libro si propone appunto di spiegare perché Sanremo è Sanremo, perché proprio in quel posto, perché nasce lì il festival, e che tipo di rapporti ci sono in questa città, che è una città, diciamo, di confine per tutta una serie di motivi. E si può scegliere tra le tante chiavi di
di lettura, quella che poi è ripresa sulla, sulla locandina, che è quella dell'eversione, per esempio, cioè perché dovrebbe essere il momento clou, diciamo, del, del relax, del, del disimpegno anche, eccetera. Però un personaggio che è stato anche molto importante per Sanremo, uno come Jimmy Fontana, a un certo punto è il proprietario di una mitraglietta Scorpio, una pistola da guerra, un'arma da guerra pazzesca. Quella che ha ucciso. Quella, non la stessa, non ma la è stessa, l'arma, che, il tipo di arma con cui è stato ucciso. Anzi, è stato all'inizio scambiato per quello, sì. Poi si è scoperto che invece era stato usato in un'altra occasione. È, in molte occasioni, perché lascia una scia di sangue in cui vengono uccise 5 persone, se non ricordo male, perché viene ucciso per mano delle Brigate Rosse, prima 2 giovani missini a Roma, che si chiama Franco Di Gonzetti e Francesco Ciavatta, poi viene ucciso sempre a Roma l'economista Ezio Tarantelli con quest'arma che era stata acquistata da Jimmy Fontana. Poi a Sanremo. Mentre era stato tra l'altro escluso dal festival, quindi anche questo acquisto dell'arma un po' dall'idea che, tra l'altro dopo Jimmy Fontana ebbe una crisi proprio anche, diciamo, psichica, quindi anche un po' l'idea che volesse fare. Ma fare una strage, perché l'esclusione della festa. Poi viene sempre con la stessa, con quella mitraglietta lì, viene uccisa, viene ucciso l'ex sindaco repubblicano di Firenze Lando Conti, ancora il senatore democristiano Roberto Ruffilli, e la cosa ancora singolare di quest'arma è che è usata sia dalle Brigate Rosse che dai NAR, quindi insomma. La scambiavano. Sì, una situazione veramente particolare. Sanremo poi è un crocevia di passaggio anche della grande storia, nel senso che nel 1920 viene decisa a Sanremo la spartizione dell'impero ottomano, cioè un fatto che ancora condiziona la nostra storia, in quelle sale viene deciso. Io qui mi fermerei, do solo l'ultimo spunto, cioè che Sanremo è anche il, un punto dove viene provato il compromesso storico, senza grossi. Il piccolo, però il primo procedimento di comuni in cui si tenta questa alleanza che poi non funziona. No. D'altra parte era stato anche uno dei comuni ad avere un sindaco socialista, alla fine dell'Ottocento. Ovviamente era un socialista finto, perché era un socialista della massoneria ed era quella componente in fondo del socialismo che la borghesia infiltrava nel movimento dei lavoratori, perché comunque le serviva. Uno, perché serviva a distruggere le strutture più autoritarie, per ciò più ereditate dal passato, della Chiesa, la monarchia, e quindi il socialismo era utile. D'altra parte, infiltrare nel socialismo, il socialista, la massoneria, serviva anche a disgregare il partito socialista, cioè da un lato veniva usato per attaccare le strutture tradizionali della società, cosa che la grande borghesia voleva fare, perché cioè, comunque sia aveva il suo piano di realizzare, dall'altro lato al tempo stesso preparava la disgregazione del partito, che poi infatti si verificò con la guerra di Libia, con poi con la prima guerra mondiale. E Sanremo per primo, sindaco, tra i primi, forse il primo, si dice il primo sindaco socialista, che però in realtà socialista non era, perché era un banchiere, lui era un banchiere del credito lionese, che pochi anni dopo, nel 1905, approfittando di una distensione tra Francia e Italia, perché c'era stato un lungo periodo di crisi tra Francia e Italia, e approfittando dei rapporti tra la massoneria del Ponente Ligure e la massoneria di Nizza, tutti Grande Oriente, quindi Lucade, cioè diciamo la parte più corrosiva della massoneria, perché la massoneria in realtà è divisa unita in due grossi traditori, no? Una tendenzialmente più tradizionalista, disposta al compromesso anche con la Chiesa, con la monarchia, eccetera, e una invece rivoluzionaria in senso massonico, cioè nel senso della distruzione di tutte le strutture che possono impedire o frenare
l'espressione del capitale, che poi è in sostanza il potere assoluto del denaro e il potere assoluto della tecnica. Comunque sì, al di là di questo, approfittando dei rapporti, costruiscono nel 1905 un casino a Sanremo, in barba tutti i divieti sul gioco d'azzardo, si giocava comunque, si giocava con delle concessioni temporanee, e il casino viene costruito quindi dall'amministrazione socialista, ma socialista tra virgolette. Il banchiere e il suo successore, che era Lazzo del Mondo, che era figlio di un nipote di un grande personaggio della destra storica, che era stato presidente del Parlamento quando è caduto, cioè, il periodo della breccia di Porta Pia, insomma. Biancheri, che era un grosso personaggio del business, proprio del turismo. Quindi, insomma, questi socialisti qua fecero il casinò. E il casinò da subito, come tutti i casinò, tutti, dove c'è il gioco d'azzardo, c'è un incrocio tra... Vabbè, allora, il turismo si compone di alcune componenti. Una è grandi alberghi, una... qualcosa che curi, potrebbe essere il sole, l'acqua termale, tutto quello che volete, e poi insomma intorno a questa specie di paradiso terrestre ci vuole anche il serpente, che è quello del gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo rende tantissimo, è una specie di quasi di simbolo del capitalismo finanziario. E allora il casinò nei luoghi turistici tende ad esserci sempre. Alla fine del secolo tutta la costa di Francia e anche l'Italia era piena di corsa di casinò. Sanremo ha avuto una storia più fortunata degli altri, perché? Probabilmente perché era vicino alla Francia, e secondo me perché c'era negli affari del casinò di Sanremo aveva una mano molto forte la monarchia, cioè in sostanza prendevano i soldi Savoia da lì. E quindi insomma il casinò comincia subito a funzionare, ma il casinò ha strutturalmente al suo interno, pensate per esempio al casinò di Monte Carlo, che ha all'interno un teatro, strutturalmente legato anche allo spettacolo, perché i clienti del casinò vogliono anche divertirsi tra un gioco, eccetera, e lo spettacolo. Quindi, creato il casinò, è stato creato anche il teatro del casinò poche settimane dopo, e quindi da lì un'attività che è proprio costituzionalmente legata a quella del gioco, no? Ma contemporaneamente, fare attenzione, dove c'è un casinò ci deve essere per forza anche la criminalità organizzata, in qualche modo, che può essere la mafia, può essere la camorra, può essere in altri paesi, possono essere i marsigliesi sulla Costa Azzurra. Perché? Perché il casinò vive dei prestasoldi, cioè chi gioca tende a essere pian piano dipendente dal gioco, no? Però come funziona? Funziona così, che la dipendenza si scatena chiedendo prestiti. In sostanza bisogna essere sempre pronti con soldi per fornirli immediatamente ai giocatori che vogliono continuare a giocare. No? Sì, esatto, è proprio così. Però siccome non c'è nessun obbligo di restituire le perdite del gioco, perché il codice civile non prescrive che uno che abbia perso, no, non deve restituire niente, i giocati li ha persi, li hanno imprestati, è peggio per loro. Allora è necessario, proprio costituzionalmente, che ci sia una forza bruta che costringe il giocatore, che è quello che fa lucrare veramente il casinò, perché il casinò guadagna sui giocatori indipendenti, mica su quelli che ci giocano 50 euro come intanto faccio io, poi magari vinco anche. E quindi ci vuole la forza bruta che esige il denaro che è stato prestato, che interessa altissimi, perché poi lo scopo è quello di prosciugare completamente il giocatore, di fargli perdere tutto quello che ha. Allora, la criminalità più o meno organizzata è proprio strutturalmente legata al gioco d'azzardo, all'industria del gioco d'azzardo, da sempre. A Sanremo c'era la mafia e anche una parte della camorra all'inizio del Novecento. Altra cosa che è strutturalmente legata al casinò, e poi tutto questo lo dico perché si riversa poi anche nel festival, il festival comincia nel 51, ma un'altra cosa che è strutturalmente legata al casinò sono i servizi segreti. Perché? Perché tanti casinò sono frequentati da personaggi che conoscono i segreti, perché sono, almeno all'inizio del secolo scorso,
le località turistiche erano frequentate da grandi uomini politici, da miliardari, da persone insomma di una certa high life che contava anche le decisioni. Non saremmo stati firmati contratti per la costruzione di armi, miliardari. Comunque sì, insomma, intorno al casinò girano persone che sanno, che i segreti lo sanno, e girano anche persone che si rendono deboli, perché perdendo, utilizzando la prostituzione, che è un'altra di quelle componenti che gira sempre intorno al casinò, insomma, lì è facile capire segreti e fornire informazioni false. Tant'è vero che, per esempio, il casinò in Campione è stato creato dal Ministero dell'Interno, cioè da allora Vittorio Emanuele Orlando, che era mafioso, è stato creato proprio per scopi spionistici, e Sanremo anche viene usato per scopi spionistici. Non è un caso che nel 1920, come ha detto Paola, è proprio lì si vada a firmare un trattato, comunque a prendere decisioni che hanno influenzato la storia mondiale. Quindi criminalità organizzata, spionaggio, riciclaggio del denaro, questa è un'altra cosa fondamentale, perché il denaro che entra nel casinò sparisce, viene, nessuno sa più dove va, viene mescolato tutto l'altro, la cassa è in qualche modo invisibile, quindi insomma è la lavatrice perfetta. Ed è anche non solo la lavatrice perfetta, tenete presente che il traffico di droga c'era già negli anni 20 e 30, un po' diverso da quello del dopoguerra, però c'era. Ed è anche fonte per finanziare le attività illecite, per esempio le attività di servizi segreti sono finanziate attraverso il casinò. E per il casinò di Campione ci sono proprio ancora le ricevute del Ministero degli Interni, che prendeva, se mi ricordo, fino al 20% sugli incassi del casinò. E se erano i fondi segreti del Ministero degli Interni. Però tutti registrati. E per forza si perde, perché dei soldi in parte sono rubati dai croupier, perché i croupier sanno che dietro c'è un gioco talmente sporco che loro in fondo è onesto. Sì. Infatti dicono, io ne ho conosciuti un po', no? Dicono, rubare i ladri non può essere un vero reato, insomma, noi abbiamo i ladri, quindi pazienza. Poi quelli del PC prendono soldi anche loro, perché prendono anche loro soldi. Però in parte li usavano anche per fini sociali. Lo so, perché mi hanno raccontato questa. Vabbè, allora, quindi il casinò è strutturalmente costituito da ricchi che si rovinano, servizi segreti che vanovano intorno, lavatrice di denaro sporco e insomma giochi di questo genere, criminalità organizzata. Quindi Vittorio Emanuele Orlando, che, ripeto, era mafioso, prove ce ne sono in un'abbondanza, aveva piazzato pure un suo uomo a Sanremo negli anni 20-30, perché era un suo amico, uno che lo chiamava Nenè, per lettera. Vabbè, e allora, su questa base, e sul fatto che comunque già negli anni 30 gli spettacoli avevano un livello molto alto e si avvicinavano all'idea del festival, perché c'erano più rassegne musicali, anche di canzoni moderne, cioè di canzoni di quel tempo, per dire, quelle che trasmetteva la radio, no? Mi porti un bacione a Firenze, tutte queste cose qui, quelle sono non la lirica o la canzone napoletana, che è la canzone attuale. E quindi non era ancora matura prima della guerra, ma appena finita la guerra nel 51, invece l'idea di fare una gara a Canora prende piede dalla massoneria di Sanremo. Sono stati tutti gli artefici di questa iniziativa sono massoni, da quelli della RAI a quelli locali, dal famoso Amilcare Rambaldi, tutti del grande oriente. Senti, un mestiere però pericoloso, sì. Quello del patron del ne muoiono più, muoiono più gerenti del casinò e del festival che giocatori, cioè facendo il rapporto tra quanti sono i giocatori e quanti sono i gerenti del casinò, i morti sono molto maggiori tra quelli che gestiscono il casinò, perché in effetti a Sanremo si vede uno che precipita con la macchina in un burrone senza che rimuovi un rettilineo, senza che ci sia nessun evento atmosferico per giustificarlo, un altro che si suicida a Roma misteriosamente. Insomma, negli anni 50 c'è, quando inizia il festival,
il gioco è talmente evidente, cioè tra servizi segreti atlantici, quindi proprio la CIA e servizi segreti italiani, il traffico di droga che viene coinvolti personaggi come Lucky Luciano, tutta questa gente si trova, Joe Adonis, uno dei gangster più grandi, più importanti, che prende il posto di Adonis, di Luciano quando Luciano muore. E tutti questi girano intorno inevitabilmente al casinò di Sanremo, anche agli altri casinò. Là è scritto più in quell'altro libro, è scritto diciamo un po' tutta l'industria del gioco d'azzardo che comprende anche gli altri casinò, ma Sanremo era un posto centrale, quindi lì giravano proprio tutte queste strategie che poi alla fine servivano a combattere il comunismo, cioè il denaro del traffico di droga, del riciclato, poi più tardi dei rapimenti, veniva riciclato tutto questo nelle case da gioco, era usato almeno in parte per la propaganda anticomunista per la lotta durante la guerra fredda. Quindi intorno al casinò, quando appare il festival è un'emanazione del casinò, cioè il casinò nasce per il festival, cioè il festival nasce per il casinò. C'era la radio che l'ha trasformato in evento nazionale, in evento. Ecco, in quel momento è proprio chiarissimo il gioco di riciclaggio, l'intervento della mafia, ed è proprio il momento in cui il festival inizia e si manifesta, come hai detto tu, come uno spettacolo che tende a condizionare i comportamenti degli italiani. Cioè, gli italiani devono essere costruiti in un certo modo. Il modo è il consumismo, il nichilismo, che però in sostanza è quello che è la forma merce, no? Per creare questa idea, e il festival è stato uno dei massimi strumenti di influenza sulla cultura popolare, sui modelli di comportamento, insieme ad altre trasmissioni. Però guardate che il festival negli anni 60 era davvero un evento straordinario. Un evento che ha aspettato di paesi, qui c'è Guzzati che racconta come dei paesi l'appuntamento con il festival sembrava quello del deserto di Tartari, no? L'appuntamento droga che aspetta a vedere qualcosa che succede con i piccoli paesi italiani. Il festival... Poi la donna è arrivata anche, non so se. E quindi insomma ha avuto una funzione fondamentale, perché intanto era collocato all'interno di un gioco estremamente importante di contatti tra servizi segreti italiani, stranieri, che riciclavano denaro, dove esisteva una criminalità organizzata che comunque aveva il denaro, portava il denaro da riciclare, poi veniva distribuito, perché sapete, cioè, è evidente che la criminalità organizzata ha lavorato insieme allo Stato. Cioè, questo penso che non si possa proprio negare in nessun modo, e da lì il festival veniva fuori come proprio uno strumento di sociologico, come una specie di grimaldello sociologico per creare l'italiano che doveva essere creato. L'italiano consumista, l'italiano superficiale, l'italiano che non crede a nulla, l'italiano in fondo nichilista è perfettamente adatto ai piani del capitalismo. Efficacissimo è stato il festival. Cioè, senti, tanto per capire che non si ferma però al passato, no? Ma c'è un passato che torna sempre. Un autore di canzoni di Sanremo, Francesco Turnatori, che è un onorevole democristiano che è nella Camera dei Deputati dal 26 aprile 48 al 4 luglio 76, 161, non è solo paroliere, perché evidentemente poi c'è questo fatto dello spettacolo che appaga anche questo senso della vanità, no? Della popolarità, insomma, dell'essere vanitosi, no? Dell'essere umano. Sì, gli autori, guardate che volevano tutti essere, in quegli anni volevano tutti essere autori, venivano spedite migliaia di canzoni ai selezionatori del festival. È una vera mania collettiva. Questa è più che una mania collettiva, è questo Francesco Turnatori, paroliere, è anche stato quello che nel 1948 aveva consegnato ad Antonio Pallante, che è poi quello che spara fisicamente a Palmiro Togliatti,
consegna a Antonio Pallante il biglietto per entrare a Montecitorio e tentare di assassinare lì il leader comunista Palmiro Togliatti. Questo nel 76, poi insomma negli anni 70, poi si propone per col paroliere di canzoni. Questo per dire come la selezione riesce ad arrivare ai tempi, è stato anche premiato, certo, so, in qualche modo. Certo, poi viene a essere deputato. Questo per dire anche come c'è uno zoccolo duro del potere in Italia, cioè un filo nero che segue tutta la nostra storia, cioè dalla nascita del... del nostro paese, della nostra Costituzione, perché insomma lì nel 48 è appena stata scritta la Costituzione, è appena stata promulgata, e arriva poi fino ai giorni nostri, perché c'è un altro personaggio che è soprannominato Anna Bolena, che mi ha particolarmente interessato. Questo è un certo Enrico Rovelli, ora pare che il nome sia stato preso da un locale che aveva Bollate, che sarebbe Anarchico Bollate, da lì forse è nato il nome in codice Anna Bolena. Questo qui è, si ritrovano le sue tracce in uno dei tanti Armani della Vergogna italiani, c'è quello famoso che è scoperto nel 96 da Giannulli a Roma, scopre questo deposito sull'Appia, mentre indaga per conto di Salvini sulla strage di Piazza Fontana. In questo archivio ci sono moltissime cose sulla strage di Portella della Ginestra, sui rapporti dei servizi segreti dell'epoca, sui rapporti con gli angloamericani, e c'è anche questo Rovelli che è poi nella vita fa l'agente di Vasco Rossi, per esempio. Vasco Rossi e anche di molti altri cantanti importanti. Lì da Sanremo, adesso ha un locale a Sanremo. Si dichiara sempre innocente, ma insomma da quello che è stato fuori era un informatore importante che collaborava con i servizi segreti, in sostanza tutta lì abbiamo tutta la storia di Piazza Fontana, dell'infiltrazione tra gli anarchici, di estranei, di gente, l'uso strumentale del terrorismo, delle bombe, insomma, si passa anche questo, pensate, questo fa la gente dei più grandi, così io non ci voglio fare niente. Vive non a caso a Sanremo, insomma, perché quello è il suo ambiente, però è il suo fabulum, il suo... Sanremo attrae così questi personaggi come se fosse una calamita. In effetti è una città, guardate, una città, io l'ho scoperta, devo dire che è proprio scoperta, nel senso che l'ho scoperta anche per i sanremesi, perché io non sono di Sanremo, sono mezzo lombardo, mezzo ligure, però di Imperia, però adesso abitiamo in Imperia, abito come molto. E Sanremo in fondo l'ho scoperta perché sotto, quello che c'è sotto Sanremo non era noto, non era. E gli stessi sanremesi mi guardano come un disturbatore. Lui è un disturbatore, altri con stupore perché dicono: ma come? Noi ci siamo stati seduti sopra per anni e arriva questo qua e tira fuori queste cose. Comunque non mi invitano, il comune mi ha bandito, il casino non parliamo, il casino lo capisco, ma il comune, per dire, è il comune di sinistra, no? mi ha si è rifiutato di presentare il libro e quello là, cioè sono bandito, sono indesiderato. Ecco, e comunque Sanremo è sicuramente una delle città più misteriose d'Italia ed è una città attraverso cui si può capire veramente quello che l'Italia è stata ed è adesso. Certo che ormai il Festival di Sanremo non ha più la funzione che aveva prima, però è sempre visto da una decina di milioni di persone. Tutti gli anni, tranne certe trasmissioni, potrebbero essere una finale di Champions, oppure qualche partita di calcio dei mondiali degli europei, è tra le prime 10 trasmissioni della Rai per audience, no? per share. Quindi continua ad essere importante e continua a veicolare messaggi, certo, ormai sono altri strumenti, insomma. Per questo è anche una storia, ormai, quella del Festival di Sanremo, perché tendenzialmente un certo suo ruolo si è chiuso. Qui alla fine noi ipotizziamo potrebbe riprendere, che so, una bella bomba, potrebbe ridare fiato al festival perché lo riporterebbe al centro di certi avvenimenti
che poi sono gli stessi, no? Gli stessi condizionamenti, le stesse dinamiche di influenza sull'opinione pubblica che ci sono sempre state. Poi per fortuna la bomba non c'è stata. Magari l'abbiamo evocata, magari avendola evocata l'abbiamo anche evitata, non so, perché qua, speriamo di no. No, davvero, è una città dove c'è un concentrato dell'Italia, insomma, se volete capire l'Italia, sì, si va a Sanremo e lì la trovi come se fosse un riassunto. Senti, a me è piaciuta questa cosa che dici a un certo punto, forse è proprio nelle conclusioni, che è la proiezione di ciò che l'Italia doveva essere. Doveva essere, infatti, di ciò che l'Italia è diventata, no? Doveva diventare quello che cantava Celentano, quello che cantava Mina, tutte bellissime canzoni, tra l'altro toccano il cuore, non è che uno, le canzoni hanno la loro forza è questa, no? Che la musica e le parole toccano i sentimenti e quindi si riesce a infilare dei messaggi laterali che passano attraverso canali che sono si insidiano dentro di noi e noi non ce ne accorgiamo neanche. Ma la canzone è un grande strumento di persuasione occulta, ecco. E noi siamo diventati come voleva che diventasse Mina che si presenta con i suoi vestiti a bolle blu, che fa dichiarazioni di liberazione personale, no? Il discorso sociale a Sanremo non c'è mai stato, che era l'individualismo, l'edonismo. Sono tutti passati da lì, cioè, l'italiano doveva diventare così, un essere, non solo italiano, un essere fluido, plasmabile in qualunque modo, perché così vuole capitare, non ci deve essere né radice, né tradizione, né cultura, un essere umano che però è ridotto al livello del desiderio più superficiale e quindi è un perfetto strumento per quello che il capitale vuole che sia. Da Sanremo è passato tutto. Però è passato non solo quello, che c'era anche in tutte le altre trasmissioni musicali, ma proprio il nodo che collega questa parte appariscente con la parte sotterranea, no? Quella appunto degli intrighi atlantici, la lotta anticomunista, l'uso della criminalità organizzata, che anche quella è strutturalmente legata al capitalismo, perché non può non esserci un'alleanza con la grande criminalità, perché certi affari possono essere fatti soltanto in alleanza con la grande criminalità. D'altronde la criminalità è la base della accumulazione rapida del capitalismo. È una componente anche questa, strutturalmente proprio naturale e integrata nel grande capitalismo. Non ci può essere azione del grande capitalismo che non comprenda anche una parte diciamo extra legale che viene effettuata dall'organizzazione criminale. Essendo io un vecchio comunista, mi sono posto una domanda: ma come mai in Russia, no, nell'epoca pre-Gorbaciov e ma anche con Gorbaciov a Sanremo, cioè quel paese che noi analizzandolo con occhi critici abbiamo capito che, come diceva anche Berlinguer, che era finita lì la spinta propulsiva, che c'era in corso qualcosa di degenerare, che stava facendo degenerare quel tipo di paese, e il fatto che Sanremo sia arrivato appunto agli onori delle cronache anche di quel paese è segno, secondo te, appunto di questa degenerazione e quindi che l'ha anche facilitata? C'era in quel tempo una borghesia dell'URSS che anelava proprio a quello che desideravano anche in tutti i paesi occidentali, cioè il piacere, in qualche modo, il piacere, una libertà personale, no? La libertà degli istinti, la libertà del desiderio. Insomma, l'URSS era un paese chiaramente con una forte etica imposta, no? Cioè, in qualche modo, se c'è il disagio della civiltà di cui parlava Freud, è quindi una società come quella dell'URSS, era la compressione degli istinti, sicuramente c'era, e questa di Sanremo appariva come una sorta di un paradiso, di ancora di salvezza, è incredibile.
quando ho cominciato a passare i primi brani del festival all'inizio degli anni Ottanta, la televisione è stata travolta da milioni di lettere che chiedevano di replicare Totò Cutugno e questa gente così, cioè proprio un milione di lettere, fino a quando ha ceduto, ha cominciato a trasmettere qualche canzone in più, poi a un certo punto è passato nell'83, mi sembra, tutto le feste di Sanremo, e i russi hanno cominciato davvero a delirare per questi personaggi, Pupo, Albano e Romina Paolo che cantavano Felicità, l'italiano diventava, tutti le ragazze russe avevano cominciato a studiare l'italiano perché volevano capire cosa dicevano, ma si vedeva che parlavano d'amore perché si guardavano, vi ricordate Albano e Romina Paolo, certo. Romina Paolo era bella, era bellissima, si guardavano negli occhi e cantavano questa canzone, insomma, e per loro era, capite, in una società oppressiva, comunque era oppressiva rispetto alla parte, diciamo, istintuale. Poi tra l'altro accendendo la TV sovietica si vedevano cose orribili, perché si vedevano spettacoli, le canzoni sulla lavanda di montagna, sugli iceberg, cose orrende. No, però c'erano, poi dico un'altra cosa. E quindi il Festival di Sanremo era davvero una specie di visione paradisiaca, insomma, questi. Allora la tecnica era molto superiore, quindi vedere questi angeli che calavano sul palcoscenico di Sanremo, con la scritta dietro Sanremo Totipe, perché il festival era sponsorizzato da Totipe, sembrava davvero un mondo che ci poteva dedicare alla libertà, all'amore. Tante famiglie italo-russe sono nate tra l'altro in quel periodo lì. Allora hanno cominciato a fare delle trasferte in cantanti italiani, sponsorizzate da DC in sostanza, cioè il Festival dell'Unità, quindi il Festival dell'Unità si cantava musica, organizzazione musicale, gli organizzatori musicali del Festival dell'Unità hanno usato i loro contatti per l'SPC per organizzare anche le trasferte dei cantanti italiani in Russia, e vi sono andati tutti, hanno fatto concerti, praticamente i russi davvero erano cioè come affascinati da travolti, perché Pupo aveva non so, 60.000 spettatori, stadi riempiti, questo insomma a metà degli anni 80 il Festival di Sanremo aveva questo effetto qua, e sono stati organizzati spettacoli al Bolshoi con i fiori che poi non vengono più da Sanremo, perché ormai a Sanremo non li coltiva più quasi nessuno, vengono acquistati e venduti, e quindi i fiori di Sanremo al Bolshoi regalati alla moglie di Gorcia, cioè tutto un affare gigantesco che chiaramente insomma a suo modo ha preparato poi anche la caduta, no, dell'URSS, perché lo ha scritturato dall'interno, non che sia stato solo il Festival, no, certo, però ha fatto la sua parte, e non piccola, per inserire, come dire, nel cuore del russo sovietico, del comunista sovietico, il germe, il seme del desiderio. C'è un parallelo poi con le trasmissioni della Carrà e dell'Albania. Certo, in Albania si sapevano tutto dello spettacolo. Lo spettacolo l'ha sempre fatto la Jugoslavia, anche in Jugoslavia, però è un altro tipo di comunismo, traduceva proprio le canzoni del festival, questo là già dagli anni 60, e le passava poi in serbo-croato facendo cantare le cantanti locali. Ma in Russia no, in Russia c'era quel divismo di questi personaggi che insomma rappresentavano l'Italia, rappresentavano l'Occidente, rappresentavano quello che so, per dire che Berlino Ovest era per i berlinesi l'Est, no? Con le luci sfavillanti. E comunque i russi, cioè il governo sovietico, in fondo ha lasciato fare. C'erano quelli che, a parte gli ortodossi, cioè, non va bene perché sono infiltrazioni capitaliste, però c'erano anche gli ortodossi della musica invece americana, le Zeppelin, che consideravano il Festival di Sanremo una cosa abominevole, però a livello popolare, mentre il rock non riesce a unire, non riesce a creare un sentimento comune, invece la canzonetta, no, il pop italiano è riuscito proprio a creare un sentimento diffuso, un sentimento che poi era il sentimento che ha fatto cadere
l'URSS, insomma, perché non c'è niente da fare, si è sgretolata anche dall'interno, no? per la voglia di essere occidentali, per la voglia di consumare, di essere, sì, certo, di avere, di possedere. Senti, talmente poi appunto trascinate che c'è Tommaso Buscetta, per esempio, che è la parte del network di Adonis, che dice, questo proprio virgolettato, perché ci sono molti cantanti che sono, come dire, collegati, no, alla mafia, e quindi Buscetta dice: quando uno di questi cantanti o attori collegati a noi compariva in televisione, ricordo che il viso dei miei fratelli mafiosi si illuminava e si davano l'un l'altro gomitate commentando la sua esibizione, facendo il tifo per lui. Cioè, questo, dai, ma quello è il nostro. Sì, è così. Franco Franchi, per esempio, come attore, era legato. Arriviamo qua a Pippo Baudo. Pippo Baudo è difficile da capire. Pippo Baudo ha subito anche degli attentati mafiosi, però insomma, catanese, con molti interessi personali. Non lo so, perché non si sa. Certo che insomma, il personaggio più importante del mondo della canzone, dello spettacolo, a un certo punto era Dominus, Pippo Baudo è stato a un certo punto. E in un mondo dove la criminalità organizzata è così importante, sicuramente è un personaggio che riesce a tenere in equilibrio tante cose, cioè deve fare i conti con tante cose, che io non posso dire che lui di un presidente del Consiglio come Manuel Orlando si sa perché l'ha detto Buscetta, l'hanno detto in tanti, cioè ci sono anche prove documentali, si sa che era mafioso, e Pippo Baudo non si sa, però certo, insomma, un personaggio di quel calibro non può non tenere conto dei poteri reali che stanno sotto. I poteri reali servono anche quelli. Che poi però quelli della mafia sono strani, perché voi sapete che alla fine degli anni 70 è scoppiata una guerra di mafia che ha fatto fuori tutta la mafia che aveva guidato un po' i traffici di droga e di riciclaggio negli anni 60 e 70, no? Poi a un certo punto c'era capo anche la Donis ed erano i clan palermitani. All'inizio degli anni, fine anni 70, primi anni 80, sono stati spazzati via tutti e sostituiti con altri mafiosi, con i corleonesi e i catanesi, con Nitto Santa Paola, tra l'altro, che entrava e usciva dall'ufficio del direttore del casino. Nitto Santa Paola è mafia di Catania, grande proprietario di casa da gioco all'estero, grande costruttore di villaggi turistici, insomma il business del turismo e del gioco che è sempre legato, si è poi Gaetano Corallo che era legato a Vito Santa Paola, adesso ci vedremo il figlio di Corallo, è legato a tutte queste cose, sono tutti, c'è una lunghissima storia. E ce ne sono tante di storie qui, anche quella insomma, della Subini Zerboni, che era una società di teatro che gestiva praticamente il monopolio del teatro italiano negli anni, primi anni del secolo, che poi per vie sotterranee arriva fino ai giorni nostri, anche se Mussolini l'aveva disgregata, poi insomma, passa nelle mani di Ladislao Suga, che è creatore di grandi società discografiche, insomma, poi passa Caterina Caselli, che è il casco d'oro, che sposa il figlio di Suga, quindi c'è un legame, pensate, tra Caterina Caselli e un'azienda nata all'inizio del Novecento su sponsorizzazione della Banca Commerciale Italiana, che aveva il destino di prendere in mano tutti i palcoscenici italiani e di gestire lo spettacolo. Ovviamente anche lì lo spettacolo doveva anche rappresentare, non è mai niente lo spettacolo indirizza la gente, lo spettacolo ha una funzione pedagogica contraria, cioè a quello che vorrebbe diseducativa e disinformativa, però ha questa funzione attraverso il sogno, il desiderio, e che passa dall'inizio del Novecento e arriva per dire Caterina Caselli, poi anche veramente contro Caterina Caselli, no. Però c'è un collegamento, un filo sotterraneo molto particolare. Ha vinto Sanremo, che è appunto di questo ragazzo che vince da 2 anni consecutivi e oltretutto arriva da Carrara, che è un ambiente appunto per mafie, andiamo da un condizionamento c'è ovviamente, no? Perché per esempio avevo visto anche gli ultimi, però non è che possano fare tutto quello che vogliono, cioè alla fine
A me è incuriosito questo fatto che Conti e Toscano, l'anno scorso è stato ripescato Galbani perché non ha vinto un'altra, poi ha detto no aspettate, non andate nel voto, facciamo. Lì ci sono dei cosi. E Toscano e Galbani. Sì, perché alcuni vengono dall'area Sanremo, cioè quella cosa che seleziona i talenti, no? Altri vengono dal grande musica discografica, tra l'altro Caterina Caselli. E quindi insomma devono vincere, i vincitori sono un po' equilibrati, poi però alla fine in realtà a volte è già determinato, a volte è determinato in parte e viene fuori qualcosa. A me quella canzone lì, francamente, è inascoltabile. Sì, no, sono d'accordo. Per me è inascoltabile. Sono frasi... Però è impossibile non ascoltarla. Sì, a parte per la radio. Con 10 milioni di telespettatori, per la fine te la becchi, così. Più che altro è il testo che è interessante, comunque parla di mettersi comodo in questa gabbia 2x3, cioè ci sono abbastanza... Sì, ti invita ad aderire a questo mondo che è stretto, che è invivibile, però non puoi fare altro che vivere qui dentro. Guarda, è dal 95 che ci dicono, guardate che non puoi fare altro che vivere qui dentro, questo è il mondo, punto e chiuso. Perché da quando non a casa è partita la grande offensiva per creare il mondo... come adesso, no? Per liquidare tutto quello che c'è nel passato, creare il mondo che abbiamo davanti, sempre più liquido, sempre più uniforme, sempre più pronto a formarsi, a prendere la cosa che vuole la grande industria, il grande capitale, che si concentra sempre di più, che diventa sempre più. Cioè ci sono sempre giochi per te, non è mai pulito, però non è mai neanche del tutto sporco, perché c'è una componente ancora di scelta, di voto. Sì, cioè, televoto è manipolato, però alla fine non sempre si riesce, in alcuni anni sì, è stato chiarissimo, no? L'hanno annunciato sempre anche prima, ma non sempre è così. D'altra parte sono un po' di speranza che devono lasciare, cioè qualcosa di più, no, sarebbe l'imprevisto deve esserci intanto, il dispiacere deve essere vero. E Tenco? Ecco. Tenco è un caso davvero... Allora, io alla fine sono convinto che il caso Tenco sia simile al caso Pantani. Cioè, lì c'erano... Allora, tanto innanzitutto Tenco si rendeva benissimo conto che la sua casa discografica, che era RCA, era parte del Vaticano, quindi dello IOR, figuriamoci. In un periodo in cui lo IOR riciclava il denaro della mafia, dei mafiosi di Palermo, quelli che poi sono stati eliminati dai corleonesi, di Adonis, riciclava il denaro che poi serviva essenzialmente a militanti comunisti, oltre che a finanziare i partiti, tutto quello che volete voi. Si rendeva conto che il gioco del festival era quello, era il grande gioco del capitale, si rendeva conto che era di condizionamenti, però era anche un ragazzo ambizioso che voleva riuscire, voleva fare qualcosa e probabilmente credeva di riuscire a restare pulito se stesso in un ambiente che invece tendeva a corrompere tutto quanto e tende a corrompere tutto quanto. È arrivato al festival con Dalida, che non era invece un personaggio pulito, perché Dalida, pur essendo una grandissima interprete, perché Dalida era una grandissima interprete, era legata a Lucien Maurice, che era un grande discografico, è stata sua moglie, che però era praticamente un lavorava con i marsigliesi, con la malavita marsigliese, era legato a trafficanti di armi. Era convinto di fare una buona riuscita e di non compromettersi troppo. Allora, dovete sapere che un'altra componente del gioco d'azzardo sono le scommesse. E sul festival si scommettevano cifre enormi, soprattutto in quegli anni. Non c'erano... Sì, come Toto Nero, come queste cose, si giocavano cifre enormi, per esempio Re Farouk aveva scommesso credo un miliardo pare sulla casetta in Canada. Il testo, testo qui lo analizziamo un po' prendendo spunto dal sociologo che ha scritto un libro sarebbe. Sì. Comunque sì, in sostanza. Dietro al festival c'era droga e scommesse.
Secondo quello che ho ricostruito io, Tenco intanto non si è suicidato perché è assolutamente impossibile. Allora, la polizia, vi dico, la polizia, cioè il commissario Molinari, quando è arrivato, innanzitutto quando l'hanno avvisato che era morto Tenco, lui ha chiamato l'ANSA dicendo che si è suicidato, questo immediatamente, col pigiama addosso prima, okay. Si è suicidato. Poi sono andati nella stanza dell'albergo dove si trovava forse il cadavere, forse, e gli ha scritto un verbale in cui sequestra tutto quello che c'era nella stanza, peccato che non c'era la pistola. Non c'è, il verbale l'ho visto io, la pistola non c'era. Allora, Tenco aveva un forum della tempia destra, ed era sdraiato in modo strano, comunque il forum della tempia destra, arriva il medico legale, vede il forum della tempia destra e casualmente non trova il foro nella tempia sinistra, no? Come si fa? Scusate, è impossibile. Va bene che Tenco aveva i capelli, vi ricordate, no? Sì. Però, insomma, voglio dire, un foro di proiettili d'uscita fa esplodere il non lo trova, non c'è il foro d'uscita. Nel verbale non c'è. Cosa vuol dire? Perché non lo trova? Perché se avesse trovato il foro d'uscita, avrebbe dovuto anche trovare la pallottola nella stanza, ovviamente. E invece la pallottola non c'era, perché lui non era morto lì, e questo è proprio talmente evidente. Non era morto lì, l'hanno portato lì, per nascondere il fatto che l'avessero portato lì nella sua stanza, hanno dovuto dire che la pallottola era ritenuta nel cranio. Quando poi l'hanno tirato fuori, l'hanno fatto l'autopsia dopo nel 2006, sì, tra l'altro io conosco anche il giornalista che poi ha morso sulla pelle di Aldo Colonna, no? Però, vabbè, comunque sia, l'hanno trovato subito il foro d'uscita, quindi cioè, una menzogna più chiara di così non si poteva immaginare. Sulle mani non gli hanno trovato la polvere trimetallica che è quella che si deposita quando uno spara. Ma questo non si è sparato. Allora, perché gli hanno sparato? Perché? Perché secondo me lui era deciso, tanto faticava a fare il cantante, perché il pubblico gli dava ansia, e quindi era secondo me deciso a lasciare la parte del cantante e fare l'autore. Era deciso anche a togliersi un po' di soddisfazione, insomma, a togliersi le sassolini da scarpa. C'erano persone che avevano scommesso su di lui, lui stesso probabilmente aveva scommesso una forte cifra sul passaggio in finale, oppure aveva fatto perdere persone, cioè è quello l'ambiente che lo ucciso, insomma, è quello lì. Anche se poi materialmente potrebbe essere stato l'uomo secondo me è stato il signor Maurizio. Attraverso i suoi emissari, ma è stato poi Molinari gli ha lasciato andare direttamente, cioè i due più importanti testimoni la mattina verso le 5 partono per la Francia e non li vede più nessuno. Sapete che Danilà prova a suicidarsi due volte, poi alla fine ci riesce, mentre Maurice si suicida con lui pochi anni dopo con la stessa pistola con cui sembra sia morto di tempo, cioè una storia che sembra una maledizione di quelle proprio lanciate da uno stregone, sì. Proprio bruttissima, terribile. Però è una maledizione rivelativa di quello che c'è dentro, che c'è poi in tutto il mondo dello spettacolo, perché guardatelo, cioè se uno muore di alcolista, per l'altro drogato, cioè A che fine fa Molinari di spettatore? Molinari è bellissimo. Molinari quando va in pensione comincia a raccontare. Va in TV, descrive il fatto che hanno preso il cadavere di Tenco, l'hanno portato via, poi l'hanno rimesso per i fotografi, comincia a raccontare di essere un uomo di gladio, di avere salvato certi personaggi legati ai servizi francesi, all'OS, insomma. Racconta tanto, poi comincia a denunciare, a un certo punto è in mente di denunciare addirittura la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea per il raggio, perché insomma la famosa storia, no? Che le emissioni di denaro poi denaro nominale, se non c'è, ma in realtà il denaro costa, cioè il produrlo costa zero e quindi il valore dovrebbe essere incamerato dai cittadini, invece viene incamerato da una banca a fondo privata, quindi. E aveva del fondamento, lui era avvocato, anche se non sapeva parlare in italiano, proprio si intendeva a parlare, strano personaggio. E allora a un certo punto lui viveva in un vecchio albergo che era il proprietario della moglie, ad Andorra, che aveva chiamato Ariston,
e improvvisamente nel 2005 un suo dipendente, un cuoco biglierlino insignificante, lo avrebbe ammazzato, coltellato, proprio nel momento in cui quest'uomo, che evidentemente era un po' malato di protagonismo, voleva soldi perché era ridotto questo albergo e fatto scemo, e probabilmente ricattava qualcuno, insomma, muore accoltellato da un ometto. Molinari non era un ometto, era uno che, insomma, era poliziotto, ma era anche uno che ci sapeva fare, però non può evitare che questo giovane, per dirla, l'Italia muore sotto, è stato chiaramente ammazzato da qualcuno. In quel momento tutti spariscono. Io a Imperia c'era una persona che era molto amica di Molinari, è il mio collega, insegnante, faccio l'insegnante. Io ho cercato poi, dopo qualche anno, di farlo parlare, no? Perché Molinari è proprio un solito di famiglia, ma si è sempre rifiutato di dire una parola, non ha detto una parola, lì c'è sotto. E il figlio di Molinari, che poi è stato implicato in storie di casino, di gioco d'azzardo, di sale giochi, di contatti con il gruppo di Vito Santa Paola, è sparito per mesi, perché sapeva anche lui che lì c'era qualcosa di. È stato ammazzato perché era possibile, perché insomma cominciava a rivelare, era pericoloso, aveva preso una brutta piega. Ma era di qualche organizzazione? Era la P2, cioè, ma solo per ragioni di servizio. Cioè era entrato a fare la spia, secondo lui. Secondo lui. Ora fece carriera, prima di morire così in bassa fortuna, però aveva fatto carriera. Subito dopo la morte di Tempo è diventato ispettore capo, diretto la scuola di polizia, è diventato questore. Sì, la morte di Tempo è stata la sua fortuna. Che ammazza, cioè. È riuscito a gestire bene, tra virgolette, tutta la vicenda. Dunque, la casetta in casa la definite una surreale minchiata al ritmo di una bimbo, scritta da Panzeri e Mascheroni, gli stessi autori di Papaveri e Papere, per edizioni Mascheroni Sugar. La canzone parla di un certo Pinco Pallo, che si diverte a incendiare tutte le linde villette borghesi costruite con un'ottusa tenacia e ingiustificato ottimismo da un certo Martino. Un tizio dei gusti effeminati che non manca però di esercitare sulle ragazze un potente richiamo. Il brano elogiava la curiosità borghese oppure la lotta di classe, a seconda che ci si identificasse in uno o nell'altro protagonista. Secondo certe interpretazioni psicoanalitiche rappresentava un caso di esibizionismo fallico simboleggiato dalle sempre rinnovate erezioni delle casette. Comunque Re Farouk, che aveva un po' del Pinco Panco, un po' del Martino, ci scommise sopra un sacco di soldi. Sì, è terza. Pinco Panco, sì, una canzone totalmente. Però questa canzone totalmente non senza senso, nasconde invece quella di senso. La presenza del Canada è la classica casetta borghese, so. Sì, poi c'è il distruttore, no? C'è il diavolo, c'è quello che costruisce, quello che è anche tipicamente massonico questo, no? C'è il doppio, la doppia, i contrari che coesistono. Dietro c'è una metafisica, ecco, tra Pinco Panco e Martino. Sì, questo è il problema. C'è un personaggio che mi ha accompagnato da sempre, da quando ero piccolo, che ha già il nome è inquietante, si chiama Mogol. Come Bardotti, Mogol, è uno dei grandi, come l'ho definito, l'ho scritto io, uno dei grandi bestiari, Mogol è uno che è riuscito, quello che più è riuscito a interpretare quello che avevo detto. Bardotti è un intellettuale elegante. Applicato da decenni all'intermediazione simbolica tra massa da plasmare e centri che ne decidono la forma. Mogol è il più subdolo, uno dei più potenti. Sì, sì, il figlio d'arte. Suo padre stesso era un discografico. Durante il ventennio è stato anche un importante. È il più insinuante, no? Quello che riesce.
che riesce da poi una volta era amico anche di Tenco, discuteva, avevano fatto un giro. Gogol è il classico personaggio che riesce a creare quando si tende verso sinistra, riesce a creare la finta obiettivo, no? Siccome si va verso la lotta di classe concreta che toglie potere a chi domina, e allora lui crea però le ombre e le luci intorno che ti spostano di qua, il verde, la linea verde, l'ecologismo, la libertà personale, la fuga del sogno. Boschi di braccia anche le canzoni di Battista, di vorrei morire, devo morire, non so, cioè questo qua che dice io vedo questa qua che soffre, quest'altra che soffre, ma in fondo non me ne frega proprio niente. Infatti è il qualunquista per eccellenza che messo in una canzone sentimentale si può identificare e poi sentirsi anche un protagonista pensate che bella canzone, no? Quella anche per te vorrei morire di morire non so, che in fondo dice che a me il dolore delle persone non me ne frega proprio niente, quindi il Gogol è questo. Poi guardate che però la musica, anche se dal punto di vista diseducativo è fatta così, poi ha un suo livello estetico, così, insomma, che è completamente indipendente, cioè anche una canzone che dal punto di vista contenutistico e quindi della sua funzione, diciamo, manipolatrice è tremenda, poi però può essere anche una canzone molto bella. La musica è grandissima potenza, cioè, abbiamo visto l'altra sera quando hanno attaccato il rock and roll, i bambini sono scatenati a ballare, per esempio tutte queste che venivano considerate la borghesia ben pensante, musiche che insomma da negri, no? Musiche da ottentotti che abolivano la civiltà, cioè, ma in realtà è chiaro che lo scatenamento del desiderio, dell'istinto, della corporeità importantissimo perché attraverso il desiderio si passa poi il consumo, insomma noi dobbiamo essere creature desideranti, non creature oppresse da una morale. La borghesia deve essere superata, la borghesia ha fatto il suo tempo, la borghesia ha insegnato dei valori, diciamo, dei valori che erano una certa sobrietà, no? Cioè, ma la borghesia non è quella storica, non è l'ideale del capitale. L'ideale del capitale è l'uomo senza qualità, senza forma. Rolling Stone. Sì, come il giocatore. Sì, cioè, l'uomo che l'uomo che non ha nessun punto di riferimento, che vive nel nulla. Come c'è Nietzsche che parla in un aforisma suo di una navicella, che sta lì in mezzo al mare e che basta, non si può più desiderare un porto, devi capire che esiste soltanto il mare, non ci sono sponde. Ecco, quello è l'uomo che vorrebbe. E lì si arriva attraverso il desiderio, il corpo, l'estetica, il piacere, tutta la musica occidentale ha cercato di rompere anche diciamo, i canoni estetici ottocenteschi, così classici, abitati anche erano canoni tendenzialmente borghesi, no? Una struttura, un'armonia, giudicati dal punto di vista degli obiettivi del capitale non andava bene, perché il capitale vuole rompere tutto, deve essere l'unico potere. Il capitale è letto in senso esoterico, è Satana, appunto. Questo è che ti vuole il potere del mondo, in senso esoterico. Sì. Guarda che non lo dico, che loro vivono, loro ci credono, certo. Almeno una parte di questa elite, di questa aristocrazia capitalista, è satanista. Sì. Il potere della materia, il potere del desiderio che vince il potere della forma, dell'ordine, che invece è quello che proviene, diciamo così, da Dio. Loro sono in questo ordine di Dio, loro intendo l'aristocrazia del capitale. Quelli che poi ci dicono di non credere ai complotti. Ma vengono coniate immediatamente sempre categorie che tendono a screditare tutto quello che si avvicina a loro. Sono bravissimi a diventarsi categorie. E ogni secondo creano mostri, no? Per evitare che si vedano dei mostri. Sì. Infatti quelli che parlano delle fake news, no?
sono quelli che le fanno. Le peggiori fake news sono messe da loro, perché così screditano i complotti, quelli ingenui, quelli che capisci che sono in cui ci sono delle belinate, sì. sono ben diffusi, perché più si parla di un complotto finto, di una belinata così, è chiaro che poi tutto il resto viene oscurato, tutto il resto passa, allora sono tutte frotte. Queste ci sono le persone che vengono pagate per creare false informazioni, quelle sono le fake news. Non quelle della controinformazione, poi sarebbe l'informazione corretta. Poi capite, la Russia ci influenza le elezioni, cioè sì. come se non sì. fossero, cioè voglio dire, se il gioco fosse pulito, sono loro influenza, è veramente incredibile. E Matrix, ormai siamo proprio in Matrix. Alcuni però anche nella Matrix si rendono conto, guardate il film, non so se visto, sì. Si rendono conto che quello che ci sta intorno non è reale. Bisogna partire. Però Matrix ha anche una componente molto molto reazionaria. Io, cioè, basta pensare che la navicella si chiamava Zion. Guardate che Hollywood è tutta dominata da quelli. Anzi, Hollywood è stata creata apposta. Se vuoi da un'alleanza, cioè almeno nei primi anni del secolo, c'era una fantastica alleanza tra i gangster ebrei e quelli italiani, perché i gangster ebrei avevano i ragazzi con la finanza, no? E con lo spettacolo, e quelli italiani avevano ragazzi con la droga. E Meyer Lansky. Quindi, perché l'Italia era un ponte, l'Italia è un ponte fondamentale, quindi perché la droga veniva allora dalla Germania, era prodotta dalla Bayer, così arrivava in Italia, poi veniva trasmessa in America, e quindi insomma c'era tutto un network che coinvolgeva i mafiosi siciliani con la criminalità ebraica, che a sua volta era intimamente connessa con il grande capitale, che poi era quello che orrorava lo spettacolo, gli Hollywood, eccetera. Ovviamente sempre perché non sono gli ebrei, si parla di una certa aristocrazia finanziaria che comunque vuole, e poi si allea con tutti quelli con cui vogliono partecipare, perché non è che fossero solo quelli, ci sono gli anglosassoni, sono ben contenti di partecipare agli affaroni promossi da questa gente. Però secondo me Matrix, cioè Hollywood ha il pregio di dirci le cose che vogliono fare loro, e ce le dicono. Anche come se provocandoci quasi, perché... Però sì, in modo sempre confuso. Sì, confuso, immediato, cioè, simbolico, no? Però, per esempio, c'è un film che si chiama Time, non so se l'avete... Sì. Time, esattamente come diventeremo noi. Cioè, come vogliono loro che si diventi, ecco. Schiavi, quello del tempo che scrivono sul braccio, gli schiavi... Gli schiavi con un gruppo di immortali... Così deve diventare il mondo, allora. E l'hanno anche descritto, è così, cioè poi è chiaro che non sarà il tempo che scorre, ma diciamo la struttura è quella. Un mondo in cui pochi, un gruppo di elite sacerdotale donata di poteri straordinari, controlla una massa sterminata di schiavi che non fanno altro che. Sì, ma se secondo me l'utilità di questo tipo... Che cosa può essere? Il mio primo milione di anni, capisci? Perché beh, è proprio la materia che vince, no? Sì, è sì. L'immortalità materiale. Quello che dico, scusa. Ma sì, sempre per fare un inciso, loro sì, raccontano quello che stanno facendo e quello che vorranno fare, però... La via d'uscita la raccontano come vogliono loro, in modo tale da un lato ti dicono sì sarà così, ma ti indicano una via d'uscita sbagliata, e quindi giustissimo, come in Matrix o come in tanti altri film dove magari... Posso fare una domanda, diciamo, di tipo politico? Sì, se riesco a rispondere. Sì, no, nel senso, secondo te, visto che noi... come realtà, diciamo, pisana, e non solo pisana, stiamo lavorando e ci chiamiamo per la ricostruzione del PC. È possibile, secondo te, ricostruire di nuovo un partito comunista, quindi con una capacità critica e di lettura della società, senza tener conto di questi aspetti che tu hai descritto, oppure devono essere uno degli elementi pregnanti della cultura della nuova formazione? Sicuramente bisogna svelare quello che c'è, cioè
La base è la verità, no? E quindi bisogna lacerare il velo di menzogna assoluta di apparenza che è steso soprattutto, e quindi quella è sicuramente la base. Certo che da lì si viene bollati direttamente come complottisti o addirittura come psicopatici, perché non ci vuole poco a passare dal complottismo. Poi c'è il problema del numero, perché ormai su chi si può contare per avere una massa critica, perché in realtà, appunto, una volta c'erano dei proletari che lavoravano 8 giorni in fabbrica, che avevano un certo, no, una certa etica, adesso c'è una plebe desiderante che è completamente immersa nei valori che vengono, cioè in fondo sta male ma crede negli stessi valori di quelli che gli fanno stare male. Quindi il secondo problema è il numero. Poi il terzo problema è quello che comunque il grande capitale cerca sempre di usare tutto quello che c'è a proprio favore, e siccome è più forte di quello che nasce, tende a manipolare ogni cosa e potrebbe facilmente forse anche manipolare una sinistra seria per farla combattere contro i nemici che parzialmente la infastidiscono, parzialmente, come appunto il cosiddetto populismo, eccetera, che non è certamente un'alternativa al capitalismo, però infastidisce il grande capitale, perché non è nemmeno in linea con gli obiettivi immediati che cerca di proporsi, insomma. Quindi insomma è difficile, ecco. Difficile, certo, è auspicabile, ma difficile. Beh, lavoriamoci. L'Italia non fare il gioco del nemico. Quello sì, è certo. Io però devo dire che sono un po', sì. Sono un po', cioè, faccio un po' parte di quelli che un po' così, come dire, con pessimismo solitario coltivo, non solo solitario perché descrivo, quindi, però coltivo una specie di pessimismo che mi spinge a un po' a dire come sono le cose, ma in fondo mi sento un po' sullo sconfitto, ecco, cioè, perché vedo una massa tale, come se mi arrivasse addosso una valanga gigantesca, no? E mi dà l'impressione, a me personalmente, poi è una cosa più caratteriale, che non riuscirò a fare nient'altro che dire guardate che questa è una valanga che ci travolge tutti, e voi dovete capirlo questo. Se lo capite, forse riusciamo a tirarci fuori. Questa è un'opera di resistenza. Io l'ho vissuta, quello che raccontate te, da piccolo, no? Quando pensi saremo con la croce della quella televisione, che era la mia madre, la mia sorella. E io, ecco, faccio un'analisi un po' complessa di tutto ciò che è stato la società italiana, il dopoguerra. Mi ricordo la fisarmonica, le feste in casa popolari, no? E quindi ancora lontani da quello che è successo. Però mi pare che c'è stato uno sforzo enorme della borghesia, del capitalismo di allora, di presentarti la società capitalista o la società italiana come bella, fatta di grandi opportunità, di luci, che questo poi ha affascinato non solo anche la borghesia, ma anche la parte povera degli italiani, no? Diceva, soprattutto poi. Tutto sommato si sta bene anche con la Democrazia Cristiana, nel senso, no? Noi che eravamo comunisti, dicevamo, noi dittatura, in Russia stanno male, dicevo, sì, abbiamo molte opportunità di benessere, magari cosa succede là, ci qua giù. Abbiamo Claudio Villa, Fetteco Taglioni, no? altro massone. Ecco, e quindi ci siamo cresciuti in questo, diciamo, nel vedere crescere la borghesia italiana, che è stata molto furba e molto abile. Questo l'ha fatto sia in Italia che in Russia, che è riuscita a vincere, no? quella grande ideale che c'era. Io ricordo un ragazzo, avevo un partito comunista con 2,5 milioni di iscritti. L'insegnamento degli altri diceva dove c'è una chiesa fatta la sessione del Partito Comunista, tutti a fare a Casa del Popolo, guarda, sono male a Renzi o a qualcuno di loro, e a me mi andava a piangere, dicevo, ma cacchio, siamo andati da fare anni per lavorare a portare giornali dell'Unità, ma vedo che fino a fatto l'Unità. E in questo tempo però io vedo che mi ha squarciato, io mai pensavo a Sanremo a questa scena di ieri, no? Però pensandoci ora
Sanremo era una, è una componente della società di Sanremo che cresceva, però di Sanremo cresceva tutto ciò che succedeva nelle grandi città, il capitalismo, la mosseria, le Gladio, la P2, tutte queste condizioni. Mi ricordo quando mi capitò di andare a fare il militare, un ragazzo, io ero un piccolo macellaio, facevo organizzazione di bottega, no? Però c'erano gli studenti, mi disse, sai, dice, se si va a Rizzo, dice, forse non ti fanno fare il militare perché c'è un'organizzazione che poi era quella di Gerdi, no? Che poi li ricattavano e io siccome non servivo, diciamo, macellaio che se non fa, no? Allora invece questi che erano studenti universitari venivano già incanalati lì con la cosa, io l'ho capita dopo, come ora ho capito stasera cosa c'era dietro a Sanremo. Però questa grande furbizia del capitalismo italiano e internazionale, guardate bene, il capitalismo è stato talmente furbo di darci biata negli anni in cui eravamo forti, no? Per dire guardate come si sta bene in Italia, ma che bene fate del comunismo, vi si dà Sanremo, vi si dà le canzoni, vi si dà la macchina, vi si dà la televisione, magari non ci davano una casa, un lavoro buono, una casa per gli operai, dignitosa, affitti giusti, no? Però ti davano quelle luci, quel benessere fittizio, che poi pian piano te lo stanno rilevando tutto. Ti davano la pensione dopo 15 anni di lavoro, 20 anni, là uno dava la pensione a 40 anni, no? ora ci va a 90. Ora non ci vai. E quindi voglio dire, sono stati talmente apri, e lo fanno, guardate, nelle zone cuscinette, no? Prendete la Corea del Sud, no? Le grandi concezioni del capitalismo, la Samsung, la Ghia, stanno crescendo proprio perché in Corea del Sud? Perché devo fare vedere che la Corea del Nord sta male e la Corea del Sud sta bene, sono furbi abili a dare benessere nei posti dove c'è muro contro muro, no? Però certo. Quando poi hanno vinto ti fanno ripagare tutto come stanno facendo in Europa e ora gli italiani in Italia. Abbiamo visto, ci siamo illusi, io ero uno di quelli duri che non ci ho mai creduto. Io una volta mi ricordo andai in Bulgaria a Sofia a fare una gita così nel 71 e sentivo Claudio Villa cantare una cosa, e allora andai a trovare questa persona che aveva un parente in Italia, un certo poi ci vanno a no? E lui faceva Ford americana, io ci andai con la Ford Escort, no? Che la Ford americana, bene, voi italiani, e dico guarda, noi italiani noi siamo, ci stanno dando tante cose che poi sono anche illusorie, no? E però il vero benessere è una società dove c'è possibilità di lavoro, di uguaglianza sociale, di una struttura che si possa andare a scuola senza tanti problemi. E questi ci avevano però già affascinati. Poi vedevano la televisione italiana e dicevano cacchio, ma voi italiani avete di tutto, avete, quando facevano gli spot i caroselli dove vedevano, e quindi tutti affascinati, e questo è stato un veleno che ha avvelenato le società tipo l'Albania, dove vicino a noi vedevano i programmi televisivi italiani, no? E quindi poi dopo sono venuti qua giù a cercare l'America, no? L'Albania si veniva a cercare l'America, l'Italia. Quando poi pian piano per crollare tutto siamo diventati ora peggio dell'Albania. E sono stati altri, quindi ora la generazione d'oggi che sta pagando quello che. Io dico grazie ai 70.000 partigiani che hanno lottato, a quelli che hanno i comunisti del dopoguerra, che veramente ai Paietta, ai Terracina, ai Natta, che veramente davano quell'idea di cos'era il comunismo, la società. Rivalutiamo la società comunista, invece oggi è stata buttata all'ortica, nessuno più si preoccupa. Io ci ho creduto e ci credo ancora alla società socialista, perché il capitalismo si sa quello che fa, è un veleno che avvelena la gente, gli dà illusioni. Ora hanno vinto muro contro muro, ci fanno ripagare tutto, no? Siamo lì che la gioventù d'oggi è costretta a mendicare un lavoro onesto, e noi viviamo ancora un po' di quello che abbiamo raccattato negli anni, e quindi bisogna usare i figlioli. Io lavoro ancora perché ho 73 anni, per aiutare un figliolo che non trovava lavoro, e sono ancora lì che mi sto sgomitolando. Ecco, ora un lavoro fa tanto lunga, insomma, il morale della favola è che questo compagno, insomma, non so se sono compagni, comunque mi è aperto uno squarcio in cui magari io vedevo insieme a mia mamma e mia sorella, quando ero ragazzi, no, e quando c'era quello che diceva film, amici miei vicini e lontani, buonasera, non è un bar, non è un bar. E io tutti ascoltare, guarda, le canzoni,
non sapeva che c'era un tessile, ma però l'Italia era piena di... Però sentivano, tutto il vecchio fascismo, i burocrati del fascismo, c'erano tutti infilati dalle ganghe della società italiana e andavano avanti lo stesso, e quindi ci hanno illuso per una ventina d'anni e poi dopo ci hanno fatto ripagare tutte. Ora la gioventù d'oggi non ci credeva di più al comunismo, ci manca il comunismo, cosa va? Anche perché poi gli stessi, quelli che noi abbiamo lottato con loro, i vari D'Alema, i vari Occhetto, i vari Napolitano, ci hanno tradito nelle merde, erano d'accordo, perché se no dormirebbero tranquilli, perché se fossero dei veri comunisti si vergognerebbero già alla lotta, ma che cacchio si è fatto, no? Pensiamo, avete mai letto i condannati a morte della resistenza italiana, gente sì, che aveva 20 anni, no? Andavano a morire sperando in un modo migliore, no? E questi hanno svenduto tutto, il sacrificio della generazione è stato dato ad ortica per interessi particolari, no? E oggi siamo qui a non credere più in questa società, invece va rivalutato il socialismo, il comunismo, va rivalutato come tipo di società, una società giusta, una società che può dare opportunità. Capitalismo che opportunità dà? Grandi ricchezze e grandi imbrogli, grandi mafie e grandi delinquenze. Quindi abbiamo l'orgoglio di dire che siamo comunisti, ritorniamo a non aver paura, a vergognare del marxismo-leninismo e andiamo avanti. Invece se siamo la maggior parte di giovani mi fanno qui, io vado nei circoli alci, mi vergogno, sono stato presidente di un circolo alci. Ci sono dei circoli alci oggi che fanno soltanto canzonette o roba da vergognarsi, ecco, io mi ricordo a tempi miei si faceva sport e cultura e questa roba qui. Scusate la chiacchiera, poi io sono un po' questo c'è stato. Fino a quando c'era un grande paese comunista come l'URSS che faceva paura, il capitalismo ha mostrato uno stato di volto umano, no? Cioè ha detto guardate che si può vivere anche bene nel capitalismo, si può trovare un compromesso e quindi insomma non buttatevi di là perché si sta meglio di qua in paesi che sostanzialmente avevano un modello socialdemocratico, però era un modello nato dal fatto che avevano paura, cioè ce l'hanno lasciato fare perché avevano paura dell'URSS. Nel momento in cui l'URSS è caduta, il capitalismo non ha più dovuto mostrare il volto umano, si è mostrato esattamente per quello che è. In Italia ha cominciato nel 91-92, sono partiti con il loro obiettivo, Maastricht, poi la svendita delle aziende Prodi, poi piano piano l'integrazione nell'euro, insomma tutto quello che... Io il giorno diventato l'euro il mio stipendio si è dimezzato. Appunto, mio dico io perché si è dimezzato. Vanno avanti dal 91, quando si sono organizzati, che è caduta l'URSS, 91-92, non hanno fatto più un colpo, piano piano nel giro di 20 anni. L'obiettivo è quello di togliere tutto quello che riduci al proletariato di fine 700, neanche quello dell'800, sì, che era già più organizzato. Questo è l'obiettivo. Purtroppo, certo, forse io sono più pessimista, però è così, è un disastro, è una cosa orribile. Nel libro che abbiamo scritto io e Paola, su ipotesi complotto, no? Dove parliamo appunto della storia del PC, c'è un passaggio che abbiamo teso a mettere, che è quello, il discorso fatto da Berlinguer agli operai della Fiat negli anni 50, in cui evidenzia le cose che dici tu nel libro, cioè il fatto del ruolo delle canzonette, appunto, no? il ruolo dei fotoromanzi, dei fumetti, della fumettistica americana, no? E anglosassone in genere, proprio come che aveva il compito di stupidire le persone. La cultura, no? Popolare. E questo fatto negli anni 50 perché Berlinguer era diventato, per conto del Partito Comunista, l'esperto della comunicazione. E se voi guardate, soprattutto se avete tempo, di andare a vedere le sue apparizioni in televisione, lui aveva una grande capacità di comunicare perché conosceva gli strumenti che il nemico usava, no, per comunicare, quindi li sapeva gestire in proprio in funzione dell'interesse. Infatti lui è stato un grande comunicatore proprio perché aveva una capacità critica già allora su come i padroni usavano quello strumento. Quindi questo libro ve lo consiglio proprio, diciamo, con questo scopo, è propedeutico perché vi aiuta a capire esattamente come funzionano questi strumenti che la borghesia utilizza e come appunto
anche le canzoni sono uno strumento della lotta ideologica. No? Una domanda? No, è più un'affermazione. Che, secondo me, cioè, dal momento in cui, per allacciarmi anche a quello che diceva Sergio, delle nuove generazioni, io penso che quella principale, ora come ora, sia la scuola. Faccio scienze del servizio sociale, sotto scienze politiche, ed è drammatica come situazione, perché non si parla di attualità, non si hanno dibattiti durante le lezioni, è un monologo del professore, se vuoi intervenire sei coraggioso perché sei l'unico a farlo. E guai a te dopo l'esame. Esatto, ti conviene intervenire dopo aver dato l'esame, se hai qualcosa da dire. E la cosa traumatizzante è che ci sono falsi nei libri di qualsiasi forma, dal dire che le torri gemelle cadono il 9 settembre 2001, che cioè, io quando l'ho letto non ho dato l'esame, mi sono vergognata e ho detto vabbè, aspetta un anno, magari mi passa e poi intanto ci penso, vediamo come va, e dal dire che Marx parla di plus sudore, e sudore, non mi chiedere cosa sia, non lo so, non mi ero occupata di questa. È scienza politica pisana, è fantastico, è una barzelletta, mi insegnano. Era un metafisico. Sì, che era un metafisico, più ne hanno di meta. Poi gli hanno detto anche che Carlo Marx era un metafisico. Ma sì, è proprio la proprio, assolutamente, non si capisce, siamo dei livelli, cioè, tutta metafisica, anche astrofisico volendo. Sì, e nei libri di scienze politiche si studiano le teorie del complotto, dove si parla di questi assurdi complottisti che tramano cose dietro le teorie gemelle. C'è un internamento terrificante. Quindi dico, dal momento in cui ci preparano in questo modo, perché io penso che l'Università di Scienze Politiche sia la rappresentazione dell'Italia in piccolo, infatti è mafia unità, e ho l'impressione che se non si riparte appunto dall'istruzione ci sia molto da lavorare, perché se a scuola ci viene insegnate cose e fuori dalla scuola ci vengono insegnate altre, la probabilità che io corregga le informazioni che ho già ricevuto è molto molto, cioè difficile che, esatto, è difficile che accada assolutamente, quindi io penso che vanno cambiati gli insegnanti, cioè, sono molto, molto, però la cosa è che per diventare insegnante, cioè per diventare, ormai il sistema è talmente potente, si autoselezionano, anche se non lo sei, fondamentalmente ti adatti perché o parli come loro oppure non parli, non vai avanti. Nella scuola superiore è ancora diverso, perché in fondo gli insegnanti, per quelli di storia e filosofia, poi che tra l'altro aboliranno, perché è un fastidio terribile della storia, la filosofia in certi paesi è già abolita, fanno una storia che fa ridere, la filosofia non la fanno, sono un po' più liberi. Io le lezioni, tutte queste cose che metto nei libri, le dico, però in effetti noi non contiamo niente, cioè, mentre l'universitario ha un peso molto diverso e da lì si passa soltanto se sei dei loro, poi figuriamo scienze politiche, ma poi economia, cioè, l'economia è terribile, io mi rifiuto di parlare con i ragazzi che studiano economia, perché sono degli sponsor by capitalismo, che è una cosa imbarazzante. Ma anche mio figlio fa ingegneria, è ben indottrinato, sull'aziendalismo, sul cosa, io poi chiaramente avrò dei contrappesi che mi dico di tre, però litighiamo, perché lui riceve proprio informazioni, la massa di informazioni che ci investe e che ha la forma che vogliono questi qua è enorme, quindi per quello è il fatto che sembra che sono valanghe che arriva addosso, perché la massa di informazioni anche non dirette, indirette, fatte in spettacolo è talmente grande che io mi accorgo che i miei allievi in questo momento sono come diventati dei pesci, sono perfettamente adattati a questo liquido qua, quando io cerco di tirarli fuori non è più come una volta che erano comunque anfibi, capito? Adesso sono proprio pesci, e quindi li tirano fuori, rimangono così, cos'è? Il loro ambiente è quello, ci nascono dentro. Ma infatti penso che il problema più grande sia questo, è che ci facciano sentire a nostro agio in un ambiente di genere. Non c'è alternativa, no? Sanremo. Questo mondo è fatto così, non c'è alternativa, non c'è nessun'altra alternativa. Si vive così e questo poi è mortale, viene preparato anche il mondo animale, no? Perché il darwinismo è imperante, quindi il mondo è questo, il più forte prende una cosa, il più debole è soppresso, ed è giusto così, insomma, basta. Io credo proprio che il lavoro che fai, cioè di mettere questi contenuti nei
l'insegnamento, penso che sia un lavoro importante, sì, che sì, lascia il segno, poi magari è uno su 10 o sì, non so, quant'è, però insomma è comunque ho notato che i miei allievi, sì, però ho notato che i miei allievi, quelli più bravi, eccetera, quelli che poi dopo 3-4 anni vedo i loro post su Facebook, eccetera, sono molto critici, però tendenzialmente vanno a finire sulla destra, diciamo, populista, così. Perché quello, cioè, diciamo, il polo anticapitalista che attira di più in questo momento, certo, è quello, certo, che poi non è anticapitalista. Ma non è colpa tua. Cioè, parzialmente anticapitalista. Il capitalismo non piace, comunque, non piace per la gente. Però non è una colpa mia, la massa poi, anche quelli critici, poi vanno, si spostano in una critica di là, che è parziale. Io sono convinto che il capitalismo non faccia piacere per la gente lì. La usano, certo che la usano, perché la usano contro le vere alternative, contro la sinistra vera. Però insomma, ha una sua forza.